Amici sportivi, un cordiale benvenuto. Siamo alle finali del pool 8 e 15 categoria nazionale. Siamo a Roma presso il Koala 2.0, club biliardistico che ospita questi 4 giorni dal 24 al 27 giugno. Questo è il tabellone della categoria nazionale, di cui adesso andremo a raccontarvi la finale tra Fabio Belfiore e Daniele Corrieri. Finale romana, giocano in casa. Qui al mio fianco c'è Stefano Brunetti, al quale do il benvenuto. Ciao Stefano. Enrico, buongiorno, buongiorno a tutti. Fabio Belfiore è un abitué, già gli ultimi 2 anni è arrivato in finale e non sono andate bene. Vediamo se quest'anno contro il fortissimo Daniele Corrieri, ecco in maglia bianca Fabio Belfiore e Daniele Corrieri che sta per fare il suo ingresso. Diciamo che dei giocatori di pool Daniele è quello con il palmarès più importante. Comunque è una bella sfida, Belfiore ha vinto 4 titoli italiani, è stato vice campione italiano 3 volte. Tante le prove regionali vinte, 13 volte sul podio, in questa stagione che è la somma di 2 stagioni, Stefano, perché causa pandemia se ne sono dovute annullare alcune, quindi si è stato messo insieme la stagione 2019-20 con quella 2020-21. È il frutto di un momento particolare che stiamo vivendo a 360 gradi e ne godremo sicuramente perché sono 2 grandissimi campioni. Allora, si gioca al meglio dei 7 set, siamo su palla 8 e 15, si gioca con tutte le biglie mentre l'arbitro compone il triangolo. Diamo brevemente per i non addetti ai lavori quelle che sono le regole. Allora, si utilizzano tutte 15 le biglie e intanto si va al tiro per decidere l'acchitto, per decidere chi spaccherà per primo. E sulla spaccata valida o meno ne parleremo tra poco. Scopo del gioco è imbucare le 8 e 15 in buche centrali contrapposte. Sì, esattamente. E poi la 1 viene mantenuta per ultima, non può essere colpita prima. E questo brevemente, poi a te come esperto, come giocatore, categoria master, le spiegazioni particolari di questa specialità. Cominciamo col dire che l'acchitto è un momento importante, perché la regola è che chi spacca poi tira immediatamente e quindi è importante mantenere il tiro per poter poi predisporre la strategia iniziale del set. Allora, si è aggiudicato l'acchitto Daniele Corrieri, 6 volte campione assoluto di pool, è stato una volta campione italiano dell'8 e 15, poi soprattutto un palmarès internazionale importante. Adesso vediamo la spaccata intanto se è valida. È valida se almeno 3 biglie toccano una sponda. Sì, se 3 biglie toccano una sponda e la bianca ovviamente non deve andare in buca sul tiro, altrimenti è fallo. Per quanto riguarda Daniele, vorrei ricordare che è stato invitata al World Pool adesso con i migliori giocatori del mondo, lui e Fabio Petroni. È stato già nono al World Cup di Pool, 3 volte quinto agli europei, 5° a un World Pool Master. Quindi il palmarès di Corrieri, insieme a quello di Fabio Petroni che hai citato, è tra il più pesante e il più significativo a livello nazionale. Parliamo dei migliori giocatori della nostra storia biliardistica, almeno per il pool. Allora, abbiamo detto se la spaccata per essere valida delle 3 biglie devono toccare una sponda, una biglia bianca, la biglia bianca non deve finire in buca, ovviamente. E se una palla dovesse uscire fuori, palla in mano al giocatore opposto? Sì, che può ripartire dall'acchitto, che sarebbe quella linea che vedete da sponda corta a sponda corta, quindi non sul puntino, quello è per il triangolo, e il giocatore può posizionare la biglia bianca, ecco, sulla riga bianca che vedete, su tutta quella linea, toccandola. Allora, bisogna toccare, ha scelto le biglie piene, Daniele Corrieri. Adesso ha avvicinato la 8 alla buca centrale e passa a Fabio Belfiore, che ha effettuato un tiro di tattica, diciamo, perché ha cercato di mantenere la bianca dietro la sua biglia, nascondendo il gioco a Daniele. Questi due giocatori sono giocatori che hanno soluzioni, che sono importantissime per questo gioco, perché ecco, questo è un esempio, per esempio, una situazione difficile. Se il giocatore ha delle soluzioni, riesce a superare il momento. Allora la biglia 4 la avvicina alla centrale per il Corriere. Se noti, lui avvicinando la biglia ha però avvicinato anche quelle dell'avversario, quindi gli ha creato una difficoltà.
gli ha incollato, questo è il termine tecnico, le due biglie. Bel fiore. È incredibile, guarda come porta la bianca sulla sponda e cerca di lasciarlo scomodo sul tiro. Intanto con la 15 gli ha chiuso la 8, sono le due biglie, no, che devono essere bucate, imbucate nelle buche centrali contrapposte. In questo caso sono tutte e due vicino alla stessa buca centrale, dallo stesso lato. Vedi, lasciandolo scomodo poteva avere un tiro facile di calcio togliendo la 9, invece lo ha sbagliato, frutto della tattica di Fabio di prima. Avvicinato la 7 in buca centrale, Corrieri. Adesso Belfiore, che va a portare in buca d'angolo. Spigola sull'invito della buca. Rivediamo il tiro. Con la numero 10 che non entra in buca, ma si posiziona davanti. Questo è il momento di creazione del gioco. Sì, bravissimo. Tiro di Massé, colpire sotto la biglia per avvicinare la 6. Sta cercando di portarla davanti alla buca centrale, Corrieri. Questo è un tiro di sensibilità, che bisogna essere bravi. Ha girato intorno alla 10 di Belfiore. Allora, tocca la 15 lasciandola vicino, ma soprattutto rompe il gioco di Corriere portandogli via la 8. Vediamo ora Daniele se cercherà di fare gioco oppure di rompere quello dell'avversario. Entrambe le cose, diciamo. Sì, bravissimo. Avvicinando la 7 e portando via, in questo caso, la biglia numero 9 di Belfiore, cioè la gialla strisciata. Esattamente. Tanto diciamo come che qui alla SD Koala 2.0 sono venuti a giocare in questi 4 giorni 144 atleti. 4 le categorie, nazionale è quella più importante di cui vi stiamo trasmettendo la finale, erano 32 i giocatori, 16 erano romani e qui abbiamo 2 romani in finale, 8 dal Triveneto e 8 dalla Sicilia. E però le altre categorie sono la serie A, B e C e qui abbiamo già i vincitori. La serie A l'ha vinta Fabio Petroni, dicevamo, l'altro giocatore di assoluto livello italiano che ha conquistato il titolo imponendosi su Davide Lovato. Risultato finale di 3-1. E poi al terzo posto della Serie A sono finiti il veronese Alessandro Zerbato e il molisano Massimiliano Costantini. Intanto è stato chiamato tempo perché ci sono 40 secondi per effettuare il tiro. Grandissimo tiro questo. Riesce a controllare la bianca per non fargli tirare la 15 e va a presidiare la buca d'angolo con la 6 togliendo quella di Fabio. Vedi, tatticamente in questo gioco è importante avere una partenza, quindi avere sempre una biglia facile da imbucare per poter sviluppare poi dopo il gioco, perché altrimenti si rischia di perdere dei tiri che sono fondamentali poi nella partita. Allora Corrieri deve riportare verso la linea di mezzeria la biglia 8 che gli aveva allontanato Fabio Belfiore qualche tiro fa. L'avevano posizionato sulla buca centrale, sulla destra dell'inquadratura, ma erano entrambe lì e con abilità Belfiore gliel'aveva allontanata. Adesso cerca di portare la 9, la gialla strisciata, davanti alla buca centrale. Allora, il problema qui per Corriere è che la biglia, la verde, la 6, è lontana, forse parzialmente occlusa dalla 8. No, ci passa bene. Riesce a imbucarla con abilità. Tocca sponda corta e poi deve ritornare verso il centro. Visto l'importanza di una partenza? Decisamente meglio piazzato Corriere, direi, in questo momento. Sì, beh, dopo questo tiro sì, assolutamente.
Vediamo la 4, in buca centrale sulla sinistra, senza problemi, stoppa la corsa della battente. E questo per un giocatore qualsiasi, un tiro impegnativo, per Daniele sicuramente una passeggiata, via. Allora, adesso è il momento della 8. Ah, spigola! Cade questa sull'invito di destra. Questa. Brutto errore. Badate bene, sembra un tiro assolutamente facile per un giocatore di questo livello, bisogna contemplare la rimanenza della biglia battente, la bianca, per cui doveva posizionarsi per poter poi pensare alla 5, l'arancione, esatto, in basso. Qui, di qui l'errore, se avesse dovuto imbucare soltanto la biglia numero 8 sarebbe stato un tiro assolutamente facile. Con abilità, adesso Belfiore gli ha di nuovo spostato la 8, si ricomplicano le cose per Daniele Corrieri. E sembra che Daniele voglia ritentare il Massè. Secondo tiro di Massè, dall'alto al basso, carica di effetto. Bravissimo. Bel tiro, va a prendere piena la 8, lascia la biglia battente attaccata a sponda corta. Non ha molto da tirare, Belfiore. Deve per forza andare sulle sue biglie, oltretutto con gliela attaccata alla sponda. Ci prova per la 13. La 13 la prende bene, è stato bravo. Mancavano un paio di giri per imbucarla. Diciamo che da quella posizione era difficilissimo fare qualcosa di più. Ma Fabio e Daniele, parliamo dell'elite di questo gioco, Enrico. Poi vi ho detto la Serie A che ha vinto Fabio Petroni, la B invece un altro romano, l'ha vinta Davide Ciuffatelli, ha vinto contro un giovanissimo Giacomo Valeruz, un veronese, 3-1 Ciuffatelli su Valeruz. Terzi per la Serie B sono stati un romano, Daniele Sperati, e siciliano Elidon Bairami. No, fallo, perché avendo le biglie piene ha toccato prima invece la biglia strisciata, sì, la 14, sì, di Belfiore. Quindi rivediamo il tiro dall'alto che il nostro regista Stefano Brunozzi, abbiamo Brunetti al mio fianco e Brunozzi invece in regia. Per poco, per pochissimo. Adesso qui la difficoltà dell'arbitro è ricomporre il gioco come era in precedenza. Cioè, le biglie nella loro posizione originale. Allora, la 15 viene imbucata. Scusate, no, la 9 viene imbucata in centrale. La 15 sta ancora al suo posto. E adesso è il momento della 15. Senza problemi. Adesso si è ribaltata. Direi che decisamente Fabio Belfiore è in ottima posizione. Addirittura corre sin troppo quella biglia battente. Peccato questo errore di Belfiore. Attonito il 45enne romano. Tocca a Corrieri con un tiro di nuovo tutto biliardo, andare a prendere la biglia 5. Giocata bene, la 5. Si è complicato maggiormente la partita perché ha messo l'8 sulla sponda. Secondo me gli ha calato un pochino e anziché prenderla di porzione fine l'ha presa piena. Belfiore sulla 14, in buca centrale a sinistra. Misura perfetta. Bellissimo. Tiro bellissimo di Belfiore. Sì, situazione decisamente rovesciata rispetto a qualche tiro fa. Parliamo di due campioni, sono in grado di girarla la partita entrambe con un tiro. E la bellezza di questo gioco a certi livelli è quella. Bene la 13. E adesso è davanti alla 11, ultime due biglie per Belfiore. Addirittura di colpo sotto, pensavo sarebbe andato di sponda. Di misurissima a portare, vediamo, no.
finisce proprio davanti la 10. Sì, rimane ben centralizzata, diciamo. Daniele ancora forse ha 1-2 tiri per sistemare la sua partita, quindi Fabio può mantenere questo vantaggio. Certo, la 1 è molto chiusa, la biglia che per ultima dovrà essere imbucata. Infatti secondo me Daniele non toccherà la 2 proprio per lasciarla in disturbo sulla 1. Gli hanno richiamato il tempo. Scorrono i 40 secondi. Vedi Enrico, guarda le soluzioni. Bella. Guarda che tiro che ha fatto. Bellissima soluzione di Daniele Corrieri. Portare la 8 davanti alla buca centrale. Bellissima esecuzione del Romano. Allora, adesso per Belfiore è l'ultima sua biglia, che è la 10 dall'altra parte del tavolo in alto a sinistra, e la 1 però purtroppo sta qui, quindi deve correre tanto quella biglia battente, e tanto, non lo ha fatto tanto, 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 e si ferma invece molto molto prima della linea di mezzeria. È bello vedere la concentrazione di Fabio, un giocatore che riesce a concentrarsi in una maniera incredibile. Tempo. Allora, prende un po' troppo grossa la biglia numero 1 per imbucarla. Sposta anche la 5 di Corrieri. Corrieri per la 8, deve imbucarla nella buca centrale contrapposta. Oh, spigolata. Che brivido. Sì. Che gioco, può ancora chiudere Corrieri. È quello che ti dicevo prima, del fatto che sono dei campioni e possono girarla con un colpo. La 5 in alto a destra. No. No, la gioca di sponda lunga. Cerca la difesa sulla 1, vedi? Forse è corta. Cioè... Mi sembra che ci sia riuscito. Vediamolo con la camera alta. Vediamo. È fondamentale questa copertura. Non la vedo. Sì, è coperto. Allora. Oh. Fallo da parte di Belfiore, che ha provato ad andarci di tre sponde. E questo è errore fondamentale. È scomodo Corrieri. Ancora due biglie prima di pensare alla 1. Va a innestare la prolunga. È un giocatore abbastanza alto, ma quella biglia battente è davvero lucidissima. Viene chiamato tempo. Allora, cerca di... Oh, riesce benissimo a imbucare la 2 in basso a destra. Vediamo dove va la bianca. Tiro tutto biliardo adesso per imbucare la 5. Bravo. E la mette davanti alla buca. Sì. Per Belfiore adesso davvero c'è da dannarsi a trovare la chiusura di questo primo set. Che cosa faresti qua, Stefano? Tirerei la 1 nella 5, cercando di far girare la bianca, portando la sconda per Daniele. Nel tentativo di o entrare nella 5 o quantomeno mettere in linea le biglie bianca e 1 per coprirgliela. E purtroppo. E invece... Purtroppo finisce in buca con la battente. Adesso vediamo la rimanenza della 1. Vabbè. Palla in mano per Daniele Corrieri. Brutto errore qua per Belfiore. Eh?
Interessante, allora adesso cosa andrà a eseguire Corriere, che deve imbucare questa 5, la sua ultima biglia, la prende in finezza, finisce, imbuca, no, davanti. Non ha lasciato ovviamente una biglia facile, a qualche rischio se l'è corso. Ha rischiato la bianca in buca al centro, sì, ho visto. Sono quasi sulla stessa linea, sulla direttrice corta. Bel fiore. La lascia un po' alta sulla sponda, l'uscita non è facile. Corriere al tiro, c'è la 5 prima da risolvere, prima di pensare alla 1. La prova. In buca la 5, attenzione che sta per finire in buca anche con la sua. Spigola proprio sull'invito. Ed è stato fortunato. È andata benissimo a Daniele Corriere, che ha il tiro di chiusura del primo set. 1-0, un bel ribaltamento, devo dire è stato fondamentale l'errore conclusivo di Belfiore, però non aver considerato dove sarebbe finita la biglia battente. Oggi arbitra Stefano Moretti, anche lui nazionale. Oggi è la giornata degli Stefano, sì. Tra qui Brunetti al mio fianco, Moretti all'arbitraggio e Brunozzi invece in regia. 1-0, Daniele Corriere. Bravissimi. Allora, vogliamo dire invece qualche cosa sulla composizione del triangolo. C'è la 1 che deve essere posizionata sul vertice. Sull'apice, esatto. E la 8 e la 15, come vedi, sono al centro. E le biglie devono essere sempre alternate. Soltanto le prime due file, come vedi, sono una serie e l'altra. Possono essere indifferentemente partendo dalle piene o dalle strisciate. Allora, la spaccata è valida, come detto, devono tre biglie toccare almeno una sponda, cosa che è avvenuta. La biglia non è stata imbucata, primo piano per Daniele Corriere. Mi sembra che Belfiore scelga le strisciate, è partita con una 11 che non ne voleva sapere però. Ecco. Ha colpito i due spigoli. Al momento ne imbucava persino due, avete visto? E quella la 15. Lui ha forzato il tiro sulla 11 cercando di andare ad agganciare la 15 per rialzarla verso il centro. È andato malissimo. Non ha imbucato la 11 e la 15 al momento la imbucava in angolo invece che in centro. Allora, si ribalta dalla scelta iniziale, ovviamente era ben ponderata, di Fabio Belfiore delle strisciate, avendo sbagliato. Ne approfitta Daniele Corriere. Ovviamente questo perché il posizionamento delle biglie strisciate è migliore rispetto alle piene. Allora, qui si tratta di rialzare la 15. Due in uno, come si direbbe, due piccioni con una fava. Gli sposta anche la 8, visto che adesso Belfiore toccano le biglie piene. E gliela mette in posizione scomoda. Eh sì, non è proprio in quella buca che deve andare, non certamente d'angolo. La 15 passa, quindi è tirabile. Allora, tiro di posizionamento, gli chiude, ovviamente, Belfiore deve pensare a chiudere la 15 a Daniele Corriere, e lo fa, gli mette davanti la blu. Ma lui si libera subito di tutte le biglie che stavano intorno alla sua biglia che va in centrale, la 15, le leva ben tre con un solo tiro. Biglia vicinissima per Belfiore, va sulla 2 e porta via la 15. Tanto lavoro, verrebbe da dire. Vedi, sta controllando se passa al centro, infatti Fabio avrebbe dovuto tirare forse un po' più forte, ma non era facile perché era praticamente incollato la sua biglia.
Allora, la 10 in basso a destra. Poi deve far correre quella biglia battente. Ingessatura del puntale della stecca. La biglia battente è attaccata a sponda lunga, quindi deve alzare l'attrezzo. La 9 tocca l'invito a destra della buca, spigola e rientra. Fosse caduta la 9 sarebbe stata una situazione interessante, perché la 15 mi sembra che sarebbe passata. Bel fiore. La 7, la biglia marrone spigola. Non è un buon momento per i due giocatori. No, è un momento di stasi dove vedi stanno cercando di costruire il gioco più che portarlo avanti. Tiro tutto biliardo per Corrieri. Trascorrono i secondi, viene chiamato tempo. Gli complica ancora più la vita, si mette la sua 13 davanti alla buca. E ha attaccato la biglia 8 a sponda corta. Sembra voglia giocare la 8, Fabio. E così è bravo. Va un po' lunga quella 8, corre tanto. Eh sì. Non è rimasta propriamente dalle parti della buca centrale. Però se parliamo di una questione tecnica, tattica, di sempre il discorso della partenza, lui si è messo quel 7 sulla buca che sarà la partenza per tirare l'8 dopo. Viene chiesto più tempo da parte di Daniele Corriere, la situazione è piuttosto complicata. Massima concentrazione su questo tiro. C'è la 13 proprio davanti alla biglia battente. Secondo me vuole prendere la 6 con la 13, eccolo, vedi? E porta la 15 verso il centro. Non corre tantissimo quella 15, l'avvicina verso il centro. Gioco ancora piuttosto complicato questo della seconda partita. Tanto allontanato la 9 dalla buca per Corrieri. Che tipo di gioco dovrà fare Stefano adesso Corrieri? Mi sembra che stia tirando la biglia quella su sponda corta verso la 7 per rompere il gioco di Fabio. Vedi? Però stava un po' corta. Stava anche quasi per imbucarla, sì. La 12. La messa poi davanti alla 7 di Belfiore. Qui doppio obiettivo e ci riesce, anche se corre tanto quella 8, e si va a incastrare tra la propria 2 e la biglia dell'avversario. Ottimo giocata di Carambola, poteva contare sul fatto che la 10 avrebbe dato una mano alla 7 a entrare in buca in basso a destra. Misura perfetta. Hai parlato della carambola adesso, quindi vorrei evidenziarti un po' la mia sensazione che questo gioco racchiude un po' tutte le specialità. Prima Fabio ha tirato un angolo 50, un colpo tipico dei birilli. Adesso ha tirato una carambola, abbiamo un'imbucata. Questo è una specialità, il pool 8-15, che ha necessità di conoscerle tutte, qui devi saper far tutto. Ottimo tiro, bellissimo. Bellissimo, tiro. Bellissimo. Bellissimo tiro eseguito. Grande giocata di Daniele Corrieri. Tra l'altro Daniele e Fabio sono stati anche dei buoni giocatori di birilli, eh?
La 9. Secondo me qui ha sbagliato perché gli ha liberato la 8, se non sbaglio. Vediamo, sì. Allora, cerca di portare la 5 davanti alla 12, cioè alla 10. 12, scusate. E a volte tra il blu 12. E il colore viola si fa fatica a riconoscerle. Ne faccio io nel quotidiano quando gioco. Allora, Corrieri ha giocato a complicare la situazione per Fabio Belfiore. Il nostro Fabio è pensieroso. Beh, ne ha ben d'onde. Colpo sotto alla biglia battente. E riesce a imbucare, Con un po' di fortuna. La numero 5. Bravissimo. Certo, adesso è andato al di là, direi preterintenzionale, al di là delle sue intenzioni, questa è pura fortuna. Allora, la biglia di Corrieri, la battente è vicinissima alla sua 12. E così la gioca ad imbucare la 12. Poi deve far correre quella biglia battente. Si è posizionato bene per la 13. Adesso vediamo se sceglierà la 13 o magari la 9 in fondo per tirare poi la 15 al centro. No, parte dalla 13. 13 in centrale. Di forza. Sponda lunga. Bel tiro. Sì, si posiziona subito per la 15. Lunga ingessatura del poietto, che da un lato è necessario per far correre meglio la parte terminale nel toccare la biglia, dall'altro è anche un gesto, no? Di concentrazione. Vediamo la 15, se riesce a imbucarla, no, va un pochino lungo. Va lungo, se tu vedi il tiro, tecnicamente ha preso un vuoto di palla. La 15 ha... vedi, guarda come slitta sulla destra, sulla sinistra. Ai per Belfiore. Imbuca la biglia battente. Tanto ci mostra ancora il tiro di Corrieri. Due tiri fa. È molto troppo vicina, difficile da imbucare, però è possibile. No. La posiziona, purtroppo va lungo. Decisamente meglio piazzato ovviamente Daniele Corrieri, ma cercherà di portar via la 15. La 6. Senza successo. Importante vedere se quella 6 arriva lunga oppure si posiziona per la buca centro. È andata lunga. E quindi Corrieri cambia strategia. La 9 la posiziona davanti, sì. Quasi, alla buca d'angolo, basso a sinistra. Secondo me Fabio vede la 8. Sì, la vede bene. Quindi può risolvere in buca centrale la 8. No, spigola. Tocca altre due biglie, poi anche la 5 e la 3. Cioè, le tocca tutte le sue biglie praticamente.
Dovrebbe avere la 9 impallata dalla 1, Daniele. A questo punto la partita potrebbe essere aperta per entrambe. Non so se la vede. No, tira addirittura la 15. Oh. Non la prende bene, la presa piena. L'allontana ulteriormente dalla buca centrale, Corrieri. Una scelta azzardata, direi, Enrico, sai. Sì, l'esito non dico che è stato disastroso, ma prova a imbucare in basso a destra la, e ci riesce la 6? No, un pochino corta, gliela, se la posiziona proprio davanti alla buca d'angolo. Corrieri, di potenza a momenti ci riesce, eh? Era difficilissimo passare a fianco della 8 e a momenti non imbuca veramente per un'inezia. È stato coraggioso, se volete, e sì. Ovviamente adesso, avendo tirato con quella potenza, la 15 è finita da tutt'altra parte. Ma questi sono giocatori, Enrico, che sono consci delle loro capacità, quindi osano e sono coraggiosi per quello, perché possono, tutto lì. Allora, la 8 è finita in buca centrale e quindi per Corriere adesso la situazione si complica, la sua 15 è lontanissima. In buca la 4. Torna indietro con un colpo di sensibilità. Allora ovviamente non è la 2, adesso deve pensare alla 3. In basso a sinistra, d'angolo. È corsa tanto sta biglia battente, troppo vicina alla 2. Difficile per Belfiore adesso. Ultime due biglie prima di pensare alla 1. Allora, in alto a sinistra. Mi sembra bene. Ma spigola. Mi sembrava solo ben indirizzata, invece no. Non che la situazione adesso per Corriere al tiro si sia semplificata. Assolutamente no. La sua 15 sta in alto mare. Sì. Chiamato tempo, bisogna tirare, centralizzare la 15, attenzione, ha rischiato, va lunga con la 15, rischia di imbucare la battente. No, non è andata bene per Corrieri. Secondo me questa la potrebbe chiudere, Fabio. Eh sì. Allora, la 2 in alto a sinistra, senza problemi stavolta. Esce bene. Bene per la 6. Sì, può chiudere quel fiore. Oh. Che errore. Errore di Fabio Belfiore all'ultima biglia prima della 1, alla 6. È andata bene, adesso è posizionata davanti alla buca d'angolo, ma sembra troppa potenza abbia dato il 45enne romano. Allora, impossibile imbucare la 15 da quella posizione. Stringe il tempo per Corriere. Lunga. Un po' lunga. Ha cercato di portare via la battente e di allontanarla. Cosa che è riuscita, adesso Belfiore deve imbucare quella 6 che non ha voluto sapere di entrare nella buca in basso d'angolo. Eh sì, quello è stato un colpo di scena. Viene chiesto l'estensione del tempo. Allora, riesce a imbucare la 6. Adesso vediamo dopo 3-4 sponde dove finisce la battente. Sì, può chiudere. Può chiudere Belfiore. Bel tiro. Bellissimo. Al centro. Quindi cercherà di tornare su con la bianca per non dar gioco a Daniele. Sì,
sì, avvicina la 1 in una buca centrale, molto corta, ma non che Corrieri adesso abbia un gran gioco, le sue due biglie stanno a distanze siderali. Allora, prende una porzione sottilissima, no, no, va a giocare sull'altro, fallo. Allora, a questo punto mi chiedo, voleva prendere la 15? No, la 9 sicuramente, perché la 15, come tu vedi, non è nella prima metà del biliardo, ma nella seconda. Quindi sarebbe stata una porzione estremamente fina da tirare. Un capello avrebbe dovuto prendere. Biglia in mano per Fabio Belfiore, possibilità di chiudere, viene chiuso così, viene data la chiusura. Uno pari, noi adesso ci prendiamo, viene chiesto il time out e quindi i giocatori si allontaneranno dal tavolo per un attimo. Sono biglie in buca? No, mi sembra rimanga una 6 tirabile, anche la 9. Sì, ma detto questo, tra la 6 piena e la 9 strisciata, secondo te per il resto del gioco cosa è meglio? A questo punto mi sembrano indifferenti, perché sono entrambe aperte, la 15 rimane dietro con le due biglie, la 8 su sponda corta, forse le basse, sì, una scelta è buona, perché vedi, ha tre biglie aperte. Allora, ha scelto le strisciate Daniele Corrieri. La 10, la posizione davanti alla buca d'angolo. E secondo me adesso Fabio proverà a rialzare subito la 8, la palla obbligata. Infatti. Allora, fa fare un angolo alla 8. Un tiro di rinterzo. La mette sulla linea di mezzeria, quindi ben giocata. E per Corrieri, che ha le strisciate, adesso si ritrova, insomma, non con tante soluzioni. C'è soltanto la 12. Che forse... Scivola sulla sponda e mi sembra che neanche copra la buca per la palla 8. No, dovrebbe passare. Secondo me passa la 8 in buca centrale. Allora, la 3 in centrale. Non so perché l'ha giocata con questa forza. Voleva portare via la battente dall'altra parte del tavolo, cosa che è perfettamente riuscita. Esatto, questo è stato il tiro, anche secondo me, Enrico. Concordo con te. Allora, la 12 di nuovo. Non c'è problema stavolta, proprio davanti alla buca centrale. Vediamo la rimanenza. Dovrebbe vedere la biglia in buca. Abbiamo fatto una prova, se è quella. Credo che la disquisizione sia sull'aria condizionata. Se accenda, la non accenda, la fa molto caldo. Ma sai, a volte l'aria condizionata sembra quasi impossibile, sposta le biglie. Sì, ma difatti è questo, cioè, non v'è dubbio che tutti starebbero meglio un pochino più freschi con una temperatura più bassa, ma appunto poi è l'influsso di quest'aria fredda sul tavolo. Adesso tu, Stefano, dici addirittura che le sposti, comunque è ovvio che cambia la condizione del rettangolo. Allora, la imbuca, la biglia 14, Belfiore, galvanizzato dalla vittoria nel secondo set, la 8, passava bene, peccato questo errore di Belfiore. Era un tiro importante questo, fosse entrata quella 8 sarebbe stato un buonissimo vantaggio. Importante. Mi sembra che la disquisizione sul condizionamento dell'aria abbia lasciato qualche strascico. Non ci voleva disturbare la concentrazione del 45enne Belfiore. Allora, posiziona bene la propria biglia, la 13, davanti alla buca d'angolo. Tocca Belfiore,
con la 2 che corre. Sembra buona. E sembra destinata ad andare in buca. No. Oh. Si accomoda sull'invito di destra e poi spigola. Non un buonissimo momento per Belfiore. Infatti lo vediamo un pochino provato a cercare di nuovo concentrazione. Corrieri. Guarda, guarda, ha tirato la sua biglia addosso l'8 per portarla verso il centro. Cosa che è riuscita perfettamente. E la sua 11 ha corso davanti alla buca centrale. La battente dietro le sue biglie a coprire. Ha fatto tantissime cose con un solo tiro. Cerca di andare a rialzare quella 8 e la fa perfettamente Belfiore. Bravo. La prende di sponda lunga e la posiziona sulla linea di mezzeria, proprio davanti alla buca centrale. Bellissimo tiro di Belfiore. Come con un tiro le cose possono ribaltarsi, Stefano. Sì, assolutamente. Se ce n'era bisogno, abbiamo visto che ha ritrovato la concentrazione. Prende una porzione sottile di biglia 10. Per avvicinarla all'angolo e soprattutto chiudere il gioco a Belfiore tenendogli quella battente lontana. Adesso ci prova sulla 3 in centrale. La forza un pochino, bene. E si stacca dalla sponda corta per poter tirare agevolmente anche la 8. Cosa che riesce perfettamente, allontana anche la 15, benissimo, in buca in centrale la sua 8, Stefano Belfiore. Sì. Chiede un'estensione del tempo Belfiore, anche perché adesso la sua biglia 4 è chiusa dalla biglia strisciata di Corrieri. Vedi, tecnicamente e tatticamente per questi giocatori si dice che non devono poggiare la mano sul tavolo. Ci passa! Bravo. E stavi dicendo di non appoggiare le mani sul tavolo? Si cerca di far tirare il giocatore più forte con la biglia bianca battente sotto sponda, perché se poggiano la mano sul tavolo sono comodi e ovviamente la percentuale di buca aumenta. Sono molto più performanti. Bel ribaltamento, si sta mettendo bene adesso per Belfiore. Bellissima, non era facile questa palla, era una porzione molto fina. Avvicina la 7 alla buca d'angolo, vabbè, ha spostato anche la 10 di Corrieri. Adesso Daniele ha una possibilità di combinazione sul tiro. Ha una carambola, vedi, la 14 sulla sua 12 o 10, non vedo bene. La tira. E la 10 finisce in buca, dopo aver preso la 14, appunto, che lascia lì. Fa la biglia e avvicina l'altra alla buca. La lascia in posizione favorevole. Certo, il problema della 15 è ben di difficile soluzione. È la difficoltà di questo gioco. Si chiama obbligato per quello e... Tanti giocatori partono subito col tiro dell'acchitto, dell'obbligata, proprio perché hanno pressione su quella biglia. Deve imbucarla in alto, in centro, quindi va in quella direzione. Voleva la 15 nella 14, è rimasto stretto. Anche qui Enrico, se dovessi fare un pronostico ti dico che a questo punto della partita non saprei chi può vincere, perché hanno tutte e due le soluzioni per poter chiudere questa partita. Tempo. Viene chiamato il tempo, Corrieri che dice... Ma Marcello sarebbe... È di Roma. No? Sono tutti romani, romani e siamo a Roma. Roma Caput Mundi verrebbe da dire, no? Allora, Corrieri abilmente di carambola. Però un po' sfortunato, Enrico, un po' sfortunato.
E la 15 però va a spasso, sì, non va bene per il Corriere. Infatti, lo sguardo gesto affranto. Di, sì, gesto di disappunto. Con le mascherine si leggono di più gli occhi. Allora, la 15 che deve andare... purtroppo si toccano due volte. La 7 non la vede. No, Belfiore non la vede. Vede soltanto la, la sua biglia 5. A questo punto tirerei la 5 sulla 14 cercando di lasciare la bianca, la battente, addosso alla sponda corta. Deve per forza imbucare la, la 14 di Corrieri. Daniele studia il tiro. Allora la 15 la imbuca, perfetto. Era stato molto bravo due tiri fa Corriere a portarla in quella posizione. Adesso c'è da dire che la, la battente era anche ben posizionata. Al ribaltamento, da che sembrava un gioco favorevole a Fabio Belfiore. Come ti ho detto prima Enrico, non saprei chi può vincere, hanno i mezzi entrambi. Tempo. Non può più chiedere l'extra time, deve andare a Corriere il tiro. Mentre abbiamo visto inquadrato Fabio Petroni dietro. Oh! Spigola. Spigola quella, quella 11. C'è da dire che poi la rimanenza non sarebbe stata tale che poteva imbucare la 1. E hai ragione. Allora la 5 per Belfiore. La posiziona perfettamente al centro della buca. Oh, doppio rimpallo. C'era il problema della 11. Ha provato a imbucarla in un angolo in basso a destra, ma la rimpallano due volte la battente e la, la biglia strisciata. Belfiore alla 5 che deve essere solo toccata e non ci sono problemi. E poi deve pensare alla 7. È ben posizionato anche per la 7. Certo, è molto laterale, eh? Deve prendere una porzione molto sottile della marrone. Ti ricordo la 6 di prima e invece la fa. La fa. E adesso si può pensare alla chiusura, la 1. Belfiore, perché era sotto di un gioco, ha la possibilità adesso di portarsi avanti. Lui che negli ultimi 3 anni è sempre stato finalista, ma manca la soddisfazione. Allora la 1 in basso, in angolo, no, secondo me no, no. Però chiude la buca. A controllare se la 11 ci passa, tra la 1 e, la, e l'invito della buca. Tempo. Deve tirare Corriere, non c'è più tempo per pensare, finito. Era quasi impossibile che ci passasse. Anche se adesso la biglia battente sta esattamente al lato opposto. E gli ha spostato lateralmente la 1 a Belfiore. La toccherà piano per sistemarla e lasciare scomoda la 11. Impennata di Belfiore. Eccola qua. L'ha presa un po' grossa. Lascia bene la battente. Ci voleva un pochino più di moderazione, un pochino più di delicatezza. Corrieri non è che abbia sto gran tiro, eh? Deve tirare, viene chiamato il tempo, Corrieri.
tiraccio. Adesso più sì. che altro portare via la... non gli è andata bene. Va per la chiusura Fabio Belfiore. È andato lontanissimo dalla, dalla buca con quella 11. Sì. Si va per il 2-1, chiusura di terzo set, non ci sono problemi e si porta avanti. 2-1 Fabio Belfiore su Daniele Corrieri. Bravissimi, bravo Fabio, bravo Daniele. Allora, 2-1 con ribaltamento di campo, chissà se ce la farà Fabio Belfiore, al terzo tentativo consecutivo di aggiudicarsi il titolo di campione dei nazionali del pool 8-15. Poi saranno tutti impegnati nelle finali a Castelvolturno del pool, con le varie specialità 8, 9, 10 e pool continuo. Con Daniele Corrieri oltretutto che vuole anche qui puntare al titolo di campione assoluto. Parteciperò a Castelvolturno, non ho eseguito le prove dell'individuale, ma parteciperemo con la nostra squadra. Tu quest'anno non hai potuto partecipare alle fasi finali per ragioni di Covid? Eh sì, ho rinunciato a qualcosa. Abbiamo vissuto dei momenti dove un po', non ti dico che avevamo paura, però eravamo prudenti. Che la prudenza non è mai troppa. Eravamo prudenti, bravo. Allora, quarto set, apertura di Fabio Belfiore, a questo punto in vantaggio. Valida l'apertura, quarto gioco senza imbucare biglie. Allora, io vedo bene le biglie strisciate. Sono tutte posizionate al centro del biliardo, vedi? Quindi è un gioco aperto. Però sembra che Fabio voglia partire con la 3. E lui le vede piene invece, meglio. Sì. Sicuramente avrà ragione lui. Allora, 3 in alto a destra. Sì, in realtà la 8 e la 15 non sono ben messe né l'una né l'altra, eh? Stanno tutte ai lati contrapposti verso sponda corta. Vediamo cosa tirerà. Gioca la 4. A dar fastidio alla 11 e la 9, ma alla fine non la posiziona male. No. Allora, Corrieri ha le biglie strisciate, quindi adesso si occupa della 10. Va verso la buca e ci finisce. In buca la 10. Rivediamo il tiro. Porzione perfetta. E poi forse c'è la 14 della quale... No. No, pensa a centralizzare la 15. Ma va un po' lungo secondo me, lo sai? Molto, un po' troppo lungo. E infatti quella 15 non passa. Strano errore di Corrieri, eh? Allora, gioca su sponda lunga la biglia 2. Misura perfetta. La gioca benissimo Belfiore. Tocca a Corrieri. Ricordiamo biglie strisciate per il 35enne. Porta via la 2 e imbuca la propria 10. No, scusate, la 10 no, confondo sempre. E la 12, imbuca 12. La 12. A certe inquadrature quanto si assomigliano il viola e il blu. Oh, storta. Ah, la 9, sì. Molto larga sulla buca. Brutto errore questo, sai? Beh, sì, non era difficile questo. Strano errore da parte di Daniele Corrieri. Sembra soffrire un poco con Fabio Belfiore che ha vinto 2 giochi consecutivi. Dal meno 1 del set d'abbrivio vinto da Corrieri.
Allora, anche lui deve centralizzare la 8, oltretutto può contare sull'aiuto della 9. Bellissima giocata da parte di Fabio Belfiore. Sì, prende l'invito della Bukef e fa un tiro bellissimo. Bellissima davvero. Allora, la 5, galvanizzato dal bellissimo tiro precedente in cui è imbucato la propria 8, prosegue la marcia di Belfiore. Sette. Ormai va in sicurezza, sì. Vedi Enrico. Un vero suplex, complimenti Fabio. Viene chiesto un'estensione del tempo da parte di Belfiore, che sta marciando a tappe forzate verso la vittoria del quarto set. Secondo me sta pensando alla 2 o alla 6, sta studiando la 2, sceglie la 2. 2 in alto sinistra. Bellissima. Anche questa imbucata con estrema sicurezza da parte di Belfiore. Attenzione, quanto corre? Quanto corre esposto alla sua 6? Rivediamo. Sì. Forse è andata un po' lunga, però. Alla però fine è stato meglio perché ha avvicinato la sua alla buca. Basso destra per Belfiore, la 6, anche qui non ci sono problemi. Perfetto. Adesso tocca la 4. Chissà Enrico se la tira piano oppure se prova un colpo un po' veloce per tornare indietro sulla 1. Vediamo. Allora, la 4 nella centrale. No, non nella centrale. In angolo. La prova. Perfetto, lunga. Bellissimo questo quarto gioco per Belfiore che va al tiro di chiusura. Letteralmente galvanizzato nella vittoria nel terzo set, di misura arriva il 3-1. Momento straordinario di Belfiore. Rivediamo, no, non ci viene mostrato il replay del tiro conclusivo. Un Belfiore che sta annichilendo Daniele Corrieri. E a questo punto servirà il miglior Daniele, altrimenti non credo che Fabio possa fallire. Sì, fa caldo come vedete, si terge la fronte Belfiore, però era lo stesso che era dubbioso sul fatto se accendere o meno l'aria condizionata proprio sopra il tavolo, che non modificasse poi il gioco, come non dargli ragione insomma. Posizionato il triangolo con l'una, con la numero 1 nel vertice, la 8-15 ovviamente in centro. Quinto gioco, ancora senza biglie imbucate, ma assolutamente valido. Stefano, allora cosa sceglieresti qua, così a bruciapelo? A bruciapelo scegliere le biglie basse, quelle piene. E stavolta Daniele è d'accordo con me. Stavolta sì. Allora, la 4, oh. Errore. Sembra accusare Corrieri. Errore, oltretutto sposta la biglia all'avversario, ma... E lascia anche una 2 facile. Avendo fallito le biglie piene, se le prende Fabio Belfiore. Terzo gioco consecutivo con le biglie piene per Belfiore. Partito alla grande, galvanizzato. Vuole provare a vincersi questa finale con questo set che può essere il conclusivo. 3-1. Si gioca al meglio dei 7, vince, diventa campione italiano. Intanto benissimo anche la 4. Dicevo, chi arriva per primo a 4?
Fabio Belfiore sente odore di vittoria. Sta andando in scioltezza. Un incordato Daniele Corrieri che invece l'abbiamo visto sbagliare all'inizio di questo quinto set. Benissimo, anche la 6 in centrale. Sì, è andato bene. Adesso doveva far correre molto quella biglia battente, c'è da spostare la 8. Eh sì, è il momento di rialzare l'obbligata. Deve tirare, viene chiesto il tempo, attenzione alla mano d'appoggio. La rialza bene e mette la 15 in posizione scomoda. Cioè, gliel'ha messa davanti alla buca d'angolo. Si complica maledettamente per Corrieri. Vediamo, dovrà tirare fuori tutta la sua classe. La 14. Bravissimo. Gliela va a mettere davanti alla 8, bravo. Bella difesa giocata da Corrieri. Allora, gioca la 3 a portar via, vediamo, non ci riesce. Un po' corta. Sì. Aveva giocato a portar via quella 14 che gli dà fastidio per la 8. Per poco non c'è riuscito Belfiore. È stato abile Corrieri con quel tiro di difesa. Adesso impegnerà le energie di Belfiore per un po'. Tiro d'attesa per Daniele. Si va a mettere dietro la 9. Non l'ha presa. No, per poco. Fallo. Quindi biglia libera per Corriere e per Belfiore. Allora, il gioco come lo vedi, Stefano? Cercherei di liberare quella 8 adesso. Però sembra che Fabio non la pensi come me. No, in tutt'altra faccenda affaccendato. Quasi. Ci aveva provato con la battente. Prova a posizionare quella 7. Ti ricordo che Daniele ha sempre il problema dell'obbligata, una posizione molto scomoda. Molto, scomodissima, proprio davanti alla buca d'angolo. Situazione maledettamente complicata per Corrieri, che adesso però tanto pensa alla 9. Tiro di calcio con un po' di contraffetto, giusta la forza, esecuzione un pochino, solo un pochino lunga la rimanenza della 10, sì, della 9. E la libera. Oh, bellissimo tiro da parte di Belfiore. Toglie quella 14 e anche la sua 3. Che dava fastidio alla sua 8 in centrale. Bella esecuzione. Certo, l'ha impegnato un po' quella difesa di Corrieri di qualche tiro fa, ma l'ha risolto brillantemente. Come detto, si avvicina sul 3-1. Se vince questo set è campione italiano in categoria nazionale. 10 di potenza, ma questa viene fuori dalla buca. Il doppio obiettivo viene per metà centrato, era portare via quella 15, cosa che gli riesce. Ha dovuto metterci tutta la forza per arrivare alla 15 e questo ha fatto sì che la biglia è uscita, la 10. Porta la 12 verso la buca, vediamo Fabio cosa vede. Diciamo che l'obiettivo principale Corrieri l'ha centrato. Oh, per poco davvero. La 5 l'ha presa solo un pochino grossa. Ma lo sai che adesso la 5 lascia l'invito per la 11? Vedi, sì. Adesso tirerà sì. La 11 e cercherà l'aggancio sulla 15. Sì, ci passa, ci può passare quella 11. Anche perché la 5 dà una mano a Corrieri per entrare. È il momento di tirare. Ci passa,
È perfetto, guardate come posiziona la 15 davanti alla 8. Ribaltamento completo di fronte. E la 15 la manda in buca centrale e risolve un problema della obbligata. Si è girata questa partita, Enrico, si è girata. Completamente, completamente girata, come dici tu, Stefano. Adesso Daniele dovrà soltanto porre la massima attenzione a non lasciare giocare Fabio e secondo me può recuperare. La 12 in buca, perfetto, in alto a destra. È uscita perfetta per la 10, quindi adesso potrebbe avere una sequenza 10-14. Vedi, infatti si può vedere l'uscita della bianca. Sì. Allora, la 10 in centrale a destra. Qui va giocata piano. Perfetto, tocca l'invito di sinistra e in buca. Si posiziona perfettamente per la 13. Da che un bel fiore stava pensando alla vittoria. E invece rischia adesso di dover aspettare, perché si riavvicina sul 3-1 a Belfiore. Qui Corrieri ha la possibilità di chiuderlo questo quinto set. Potrebbe strappargli il gioco con quella 11. 13, perfettamente in buca. Sponda lunga e corta per pensare alla 9. E poi c'è la 1. Eh sì, può chiudere Corrieri. Sì. È un gioco d'attesa a volte, aspettare l'errore dell'avversario o a demolire il suo gioco. Ce la fa. 9 in buca. Adesso vediamo come si posiziona. Direi pochino lungo. È andato un pochino lungo. Però può chiudere. Può esserci il 3-2 qui per ancora a favore di Belfiore. Ma riapre. Vediamo. No. Bisogna aspettare un attimo. La posiziona davanti. Intanto però si è complicata, perché nella buca centrale in basso c'è entrata la 15 di Corrieri, quindi Belfiore deve spostarla nella buca centrale opposta. Adesso tiro. Certo, deve chiuderli, c'è già la 3, cerca di portare anche la 5 per chiudere il gioco sulla 1. Fare un tiro sulla sponda lunga per andare a cercare il fino della 1 e quello esegue. Va bene a Corrieri che non finisce in buca. Era un tiro quasi impossibile, eh? Spazio stretto. Viene chiesto un extra time da Belfiore. La situazione si complica, a Corrieri manca soltanto più di imbucare la 1. E lui invece ha ancora 4 biglie da imbucare, con la 8 ancora da posizionare. Il Fiore gioca sulla 3. E non la gioca male. No, perché la gioca a chiudere la 1. Sì. Vediamo se ci arriva. Un filo corta. Beh, intanto l'ha parzialmente chiuso, però un filo corta. Chiede Corrieri se ha l'extra time. Viene detto di sì, dal segnapunti, dal segnatempo, cioè. La vede con un po' di sponda. Anche una parabola, per poco non in buca, non si porta sul 3-2 Corrieri. Bel tiro, non fortunatissimo. Guardate la parabola perfetta che disegna la biglia battente. Poteva anche contare sull'aiuto della 3 di Belfiore per imbucare quella 1. Belfiore non ha un bel gioco, È difficilissimo. Tutto molto chiede difficile. Tempo, ha 4 biglie da imbucare, la 8 che sta in alto mare perché è davanti alla buca centrale sbagliata, lui la deve portare in buca nella centrale superiore.
Quindi, e poi deve rompere il gioco di Corriere. È stato bravo perché c'è quella 5 in mezzo. Tira un rinterzo. Ancora un extra time Corrieri. Gioca di doppia sponda lunga. No, è stretta. Ed è stretta. Viene fermata dall'arbitro prima, da Moretti, prima che tocchi la biglia 5. E fallo comunque. Era stato bravo Belfiore a chiudergli il gioco. Ma ripeto, non che Belfiore rimanga comunque un gioco semplice. Situazione sempre difficile. Deve tenergli lontana quella biglia battente Belfiore. E intanto imbucare, vediamo di carambola se imbuca la 3. No, non è imbucata, ma comunque gli ha chiuso la 1. Bravo, bravo Belfiore. I suoi problemi sono sempre lì con quella 8 ben lontana dalla buca centrale. Proverà Daniele a fare la biglia 3 di Fabio adesso, cercando di rimanere, di lasciarlo scomodo. E ci riesce. È vero che gli imbucca una biglia, ma Belfiore. Si tocca un rimpallo sulla 7. Però bravo, perché comunque c'è la 8 in mezzo. E lascia copertura. Può giocare come prima sponda lunga. Vediamo se arriva la chiusura, se la prende bene. La prende bene, no. No. L'ha presa troppo interna. Non benissimo qui, non fortunatissimo Corrieri. Alla ricerca della soluzione dei propri problemi, ne ha uno in meno, gliela imbucata Corrieri. Mi sembra lunga. Se non chiude con la 7, la traiettoria. La vede. Allora il gioco è facile per Daniele. Terzo set ball per Daniele Corrieri e stavolta c'è il 3-2. 3-2 con Corrieri che si riavvicina, appuntamento rimandato per Fabio Belfiore che pregustava la sua terza finale consecutiva di aggiudicarsi il titolo. Vabbè, viene chiesto, si stanno consultando, viene chiesto un time out. Sì, Belfiore lo vediamo allontanarsi dal tavolo del gioco. Quindi ancora qualche minuto di attesa per i due andare verso la parte finale. Allora, siamo al sesto set, si gioca il meglio dei set, vince chi arriva a 4. Belfiore, secondo appuntamento con la vittoria. Due biglie in buca. Ha chiesto Fabio se poteva scegliere la serie delle biglie. L'arbitro gli ha detto di no. Avendo imbucato per prima una strisciata, sì. Sono le strisciate. Sì, in effetti legittima domanda. Una piena, una strisciata. Abbiamo scoperto un altro... Sì, essendo stata imbucata per prima una strisciata, quella è la soluzione, l'opzione scelta. Dopo aver giocato 3 partite con le palle piene, adesso Belfiore ha le biglie strisciate. Allora, la 4. Diamo un po' uno sguardo. 8 e 15 stanno molto laterali, eh? Molto laterali. E Fabio ora tenterà immediatamente il rialzo della obbligata. E infatti. E va anche per imbucarla. Non ci va lontano, eh? La posiziona ottimamente. Bravo Belfiore.
Biglie piene per Corrieri. Beh, la 2 ci passava, gli poteva dare una mano alla 9. L'ha giocato un po' forte per portare via quella battente, credo. Ha cercato l'invito. E a momenti di carambola imbuca la sua 11. Bel fiore. Serve la prolunga, Corrieri. Perché evidentemente vuole giocare sulla 4. Ecco, una differenziazione tra il pool con le buche larghe e il pool 8-15 è proprio la lunghezza del tavolo. Per esempio, fosse stata una partita su un tavolo del pool americano, non avrebbe utilizzato la prolunga. Ha imbucato bene la 4. Oh, voleva togliere la 15, ma non c'è riuscito. No, ha levato la biglia sbagliata, la 10. Sì. Oltre a tutto c'è un assembramento di biglie sul lato corto opposto a dove sta tirando Belfiore. Questo gioco è molto complicato, Enrico. Sì. Sesto set, davvero di difficile lettura. Leggero retro e si mette bene per la 15, si posiziona perfettamente. Fabio nuovamente in vantaggio. Come lo era nel set precedente. 15 in buca e ci si leva così. Un bel problema. Attenzione, è andato molto vicino a imbucare. Da brivido questo. Devo dire che Daniele è nuovamente in una posizione scomoda. Situazione scomoda, scusami. Beh, intanto già che Belfiore si è levato il problema della 15. Sulla 6 per Corrieri. Bello. Si mette davanti alla 12. A momenti di carambola la imbucava anche. E porta la sua battente verso la sponda corta, lasciandolo scomodo. Sì, sì, bella giocata dal punto di vista della rimanenza della battente. E finisce in buca. Porta all'errore Fabio Belfiore. Come ha detto, va abilissimo Corrieri sulla rimanenza della biglia battente, ha messo in difficoltà l'avversario. Cade nella trappola. Deve andare a prendere quella 12. Voleva prendere in finezza, invece la prende grossa sulla parte esterna e la 12 la manda in buca. Con un buon rialzo della 8 può riprendere questa partita. Un po' corta. Sì, discreto, ma proprio ottimo no, eh. Di portare la 13 verso la buca d'angolo. Viene ricordato a Corrieri che deve alzare la mascherina. È difficile in questo sport dover tenere per ore la mascherina, ma ovviamente il protocollo lo prevede. I giocatori, l'arbitro sono molto vicini. Allora, stavolta la posiziona bene. Ci riprova, secondo tentativo, decisamente meglio. Infatti applauso del pubblico, applauso fa per dire, schioccare di dita a sottolineare la bravura, la bellezza del tiro di Corrieri. Belfiore a parambolare,
di nuovo la 13, la mette davanti, non la imbuca, poteva contare sull'aiuto della 2, è comunque lì. Potrebbe anche provare la 8, un tiro un po' estremo, ma per lui possibile. No, gioca sulla 3, in finezza anche questa. Tiro d'attesa. Sì, la prende un pochino grossa, è un pochino corta quella 3, quindi tocca a Belfiore. Si toccano due volte, non va bene a Belfiore. Tocca la 10, che la devia però verso la 6 e la 12. Sì, bisogna prendere in finezza, ma vediamo. Tiro di Massé, intanto porta via la biglia 12 dell'avversario. Allontana la battente per lasciare situazione scomoda e presidia la buca. È stata una scelta tattica. Gioca proprio sulla 12. Oh. Boh. Ha cercato l'aggancio sulla 8. Non è arrivato, non gliela portata via. Tiro non riuscito di Belfiore. Bravissimo nell'esecuzione di Belfiore, diciamo che Corriere ha la capacità di mettere in difficoltà l'avversario. Non entra quella 2. No. Però gli porta via la 13, l'allontana. Ancora tutto da decifrare questo sesto set. Non saprei dirti chi ha messo meglio, sai Stefano? Come ti ho detto all'inizio, era un gioco molto complicato. Allora, per il brandeggio, anche se non è proprio la linea di mezzeria, ma Belfiore innesta la prolunga. Lancia la stecca e realizza un colpo quasi spettacolare. Di estrema potenza. Sì. Quasi liberatorio, ha bisogno di scaricare, sì, Belfiore. È vero, hai ragione. Un pochino innervosito dalla capacità di rompergli il gioco di Daniele Corrieri. E gli passa dietro. Non ci riesce a spostargli quella 8. È anche questo che lo innervosisce, secondo me. Sì, sì, sì. Sì, anche un po' con se stesso. Non soltanto dalla capacità difensiva di Corriere. Chiede se ha l'extra time. Non ce l'ha. Quindi deve giocare. Si affretta. C'è poco tempo, Corrieri. Gioca su sponda lunga, gliela va a attaccare alla 6. Alla sua 6. Tirerà un colpo di carambola. E stavolta la prende. Oh, al terzo tentativo a Belfiore riesce di portare via la 8. Secondo me tira una carambola anche Daniele. Rialza la 8 e con la bianca va sulla 3. Sì, ben giocata. La 3 si posiziona proprio davanti all'invito. Ottimo, ottimo tiro da parte di Corrieri. Doppio obiettivo. Entrambi i target sono stati centrati. Oddio, se imbucava la 3, poteva già quasi provare a imbucare la 8, ma non era proprio una gran posizione. No, sta 13, non entra. Continua a fare questo balletto avanti e indietro davanti alla buca d'angolo in basso a sinistra. Adesso proverà la 8 per tornare con la bianca sulla sponda corta dalla sua parte e poi andare in serie con le biglie che sono lì sulla corta.
Secondo me sì. In estrema finezza Corrieri sulla 8 c'è. E allora ci va con la 3. Non l'ha rischiata. No. Bene. E adesso bisogna calcolare la rimanenza. Dove far arrivare quella battente dopo aver imbucato la 3? No, gliela incolla sulla 3, sì, per lasciarla non la imbuca. Abile Corrieri, non si fa ingolosire. Dovrebbe aver coperto la 13. Tiro tutto biliardo per il bel fiore. Deve alzare la stecca, la battente è attaccata a sponda. E invece la vede. Vediamo se stavolta arriva. No. No. Però bel tiro. Bel tiro di Belfiore. Allora, vediamo il tiro di carambola, difficilissimo, 2 su 7. Sono 3 biglie, 2, 7, 6. Di poco, sai? Sì, di pochissimo, non imbuca la 6. Adesso Fabio sta vedendo per prendere l'invito con la 6. Vediamo se questo tiro di Corrieri può dare il segno a questo sesto set. Il fiore va sulla 9, in basso a sinistra. Sembra indirizzata, no, tocca prima la sponda lunga e va anche lunga. Partita aperta, Enrico, partita aperta e difficile da pronosticare. Cioè, anche se quel tiro, il tiro precedente di Corrieri mi è piaciuto, è quella tripla carambola. Ancora una carambola, la 7 sulla 6 che non entra. Però incolla la bianca la 1 e copre il gioco a Fabio, che ora è costretto a tirare la 12. Non si fa ingolosire neanche lui. No. Questi sono due vecchi volpi. Gliela va di nuovo a attaccare la 1. Con la 7 e la 6 che sono indirizzate verso la buca d'angolo a destra. Ecco, forse adesso stiamo vivendo un momento di gioco che è simile allo snooker, dove i giocatori attendono e lasciano soltanto in difficoltà l'avversario. Stavolta la 7 fa il suo dovere, manda in buca la 6. E secondo me proverà la 7 cercando di agganciare la 12 e liberare la 2. Tiro non facile però, perché no. Le sponde sono nuove e... No. Deve prendere una finezza assoluta quella 7. Fa. Ben eseguito. Molto ben eseguito da parte dei Corrieri. Ancora il tiro. Spostato la 12. Carambola della 2 sulla 3. Oppure la 2 nella 9. Due sulla tre, tre in buca, ottimo per Corrieri. Beh, e adesso la situazione si ribalta completamente. Una 2 sì, facile da imbucare e poi deve far attraversare alla biliardo la battente per portarla dalla parte opposta. Va a controllare dove finisce la battente. Due tiri per portarsi in parità, dal meno 2 alla parità. Diciamo che si è raccanito un po' Belfiore a portare via quella 8 di Corrieri. E la 2 c'è, vediamo quanto corre. Sponda lunga. Dico, tocca. Che potremmo vedere sì, una bella. Bellissima, sì.
Vedremo la bella perfettamente indirizzata. Si va al tiro di chiusura del tre pari. La grande tenacia di Daniele Corrieri lo riporta in parità. 3-3, sesto set, si va alla bella. Vediamo il tiro di chiusura che ci mostra il nostro regista Stefano Brunozzi. Eh sì, devo dire la sua chance Belfiore l'ha avuta al quinto set, ecco, sul 3-1. Si era anche fatto, aveva iniziato alla grande il suplex. Anche quel quinto set sembrava poter asfaltare l'avversario. Invece Corrieri è tenacissimo. Attende il momento e lì l'aveva saputo mettere in difficoltà, una bella difesa che poi l'ha rilanciato in quel quinto set, l'ha portato sul 3-2, adesso tre pari. A riflettere Belfiore, deve concentrarsi. Enrico, non so se Daniele vincerà, ma se vince secondo me sul 3-1 quella biglia 11, ricordi, con l'invito della 5, quello secondo me è stato il tiro chiave di tutto l'incontro, se dovesse vincere Daniele. Perché rischiava di perdere 4-1, invece ha girato la partita, gli ha preso la buca con la 15. Sì, direi quel tiro lì. Lo vediamo pensieroso Fabio Belfiore. Certo, terza finale consecutiva al terzo anno, con l'interruzione ovviamente dell'anno scorso dovuto alla pandemia, ma terza finale. Allora, apertura valida e anche il settimo set non vede biglie imbucate. Stefano, che gioco vedi? Su cosa ti orienteresti? Ma vedo quella biglia al centro, la strisciata che io come te non riesco, mi sembra la 12. Sì, la 12. Però Daniele credo fa un tiro d'attesa. No. La prova. Corrieri sulla 12, la imbuca e porta via la 8. È pur vero che la 8 chiude anche la sua 15, però tanto gliela portata via. Sta studiando le varie soluzioni. Secondo me vorrebbe rialzare la sua obbligata con un pezzo di 9, ma ha paura di prendere anche la 8 e farla salire. Eh sì, è stato un bel tiro quello precedente, ma l'ha attaccato la 8 alla sua 15. Allora, intanto imbuca la 9. Le rialza entrambe, bel tiro da parte di Corrieri. Adesso in suplex direi che c'è lui, il 35enne Corrieri. 6 volte campione italiano assoluto. E a questo punto, vista la maggiore esperienza, avrei scommesso Belfiore all'alba del quinto set sul 3-1. Dice, era facile prevederlo. Era anche partito alla grande, invece. Scusate, beh, sul 3-1 era facile pronosticare Fabio. Che adesso è pensieroso. Sì, non lo vediamo per nulla sereno, Belfiore. Mi ha chiamato il tempo, deve tirare. Allora, la 8. Prova a imbucarla perché ci passa. Un bellissimo tiro da parte di Belfiore. E si ferma proprio lì sull'invito della buca. Bellissimo tiro davvero. Mancava un capello. Bellissima la direzione, bella anche la forza. Verrebbe da dire a questo punto mancava qualche cosina, ma veramente un capello per imbucare la 8. Bel tiro, vediamo se è un segnale della riscossa dopo due set consecutivi persi. E la imbuca! Non lo so che segnale era, ci ha provato Belfiore, ma il segnale in questo caso lo dà Corrieri con la grandissima esperienza. Guardate questo tiro su sponda corta, bellissimo, bellissimo. Guarda Enrico, cosa è successo per un poco di forza in meno. Per un capello, perché ci voleva davvero nulla, perché quella 15 finisse in buca. Cioè, quella 8 finisse in buca.
quindi quello secondo me è un altro tiro chiave. Sì, adesso vediamo un corriere determinatissimo, è un bel fiore che si sta rivolgendo a, credo, a tutti i santi e i cieli che conosce. Attenzione che non finisca in buca, e finisce in buca per Corrieri. Gesto, urlo di rabbia comprensibile nel set conclusivo, nella bella. Forza Fabio Belfiore. Adesso tutte le energie per andare avanti e chiudere il gioco di Corrieri. Le biglie piene. Certo l'avversario è avanti, ma a rialzarla 8. Posso dirti che qualsiasi giocatore di categoria normale a questo punto sarebbe perso al posto di Fabio. Allora, Corriere ha due biglie, l'11 e la 13. Prima la 11. La prende leggermente scarsa per imbucarla. La 7. No, gioca sulla 6. Rischia di chiudersi il gioco, la 8. Forse la doveva spostare quella 8. Secondo me ha cercato più che altro la rimanenza della battente per non dare gioco a Daniele. Perché se Daniele ha un tiro comodo, parte, libera la 13, chiude. Vediamo. Vederla piena non la vedo. Deve carambolare leggermente? No, no. Non va un tiro di carambola. Quindi la vede di potenza la imbuca. Ha cercato il tiro a liberare la 13. Adesso gli rimane solo più la 13 e la 1 che sono lì, mentre Fabio, diciamo, le ha tutte. L'ha giocata forte. Avrei pensato che l'avrebbe giocata con minore energia, Corriere. Pensava di chiudere il gioco del... Sì, gliela mette davanti, sì. Però insomma, sì. Un tiro di abilità questo. Sì. E se non la mettesse più tra biglia e sponda, però gliela coperta. Ma qui parliamo dei massimi livelli di questo gioco, sono sicuramente tra i giocatori migliori. Attenzione a non commettere fallo, lo commette. E l'arbitro riposiziona le biglie. Era già Stefano Moretti ovviamente posizionato, proprio perché era facile, elevata la possibilità che commettesse fallo e toccasse prima la biglia piena di Belfiore. Pubblicità. Carbonara, osso buco e risotto allo zafferano, baccalà mantecato e Norma in 4 ravioli. Ma che gusto c'è? Il gusto di superarsi. Il mio Giro d'Italia continua a tavola. A questo giro mi sono superato. Ecco la pizza, mamma. Bruciore allo stomaco e sensazione di acido in bocca? Riflusso e cattiva digestione possono esserne la causa. Gavis con bruciore e indigestione forma rapidamente una barriera protettiva che impedisce reflusso e neutralizza l'acido in eccesso. Così puoi continuare ad assaporare la vita in tranquillità. Per un rapido sollievo, Gavis con bruciore e indigestione. Nuovo Maxi Bon Classic. È irresistibile. È Maxi Bon.
Ricominciamo. Il momento è ora. Giochi Olimpici Tokyo 2020, dal 23 luglio. La Fracci è arte che brilla. Io penso alle libellule quando danzo. Per crescere bisogna avere coraggio. Lei non può avere sempre tutto sotto controllo. Gli errori del passato si possono superare, no? Credi che siano ancora vivi? Altrimenti non continuerei a cercarli. Che a combattere, capito? Io vi ordino di non occuparvi di questa inchiesta. Il mio mestiere, no? Far sentire più sicura la gente. Si è rotta la capa, sono 7 anni di disgrazia. Invitato Silvia, ti dà fastidio? No, dai. Ho vinto. Esorto tu, bangolotto, non te do. Non ti pago. Stefano Moretti, giocatore correttissimo, attento alle regole. Piccola diatriba. Anche tra Fabio e Pedro. Sì, purtroppo stiamo assistendo a una brutta discussione tra i due giocatori, con Belfiore che si è innervosito. Corrieri ci mette anche del suo adesso ad alzarsi e ad andare al tavolo. Non dovrebbe rispondere, in effetti, da parte di Belfiore non dovrebbe parlare con nessun altro che non sia l'arbitro. E purtroppo il problema di questo gioco è quando poi le biglie devono essere posizionate a mano. Eh certo. E Fabio prova a chiudere il gioco. Chiede all'arbitro di segnare le biglie, sì. Perché anche qui potrebbe commettere fallo Corrieri, ma è evidente che è salita la tensione in questa finale. Cercherà un tiro a liberare la biglia 13. Compito non semplice, devo dire, anche per l'arbitro adesso. Non commette fallo e non finisce in buca. Però c'è evidentemente un Belfiore che adesso si è innervosito, anche perché è ovvio che è indietro, l'avversario deve soltanto più imbucare una biglia, la 13, certo. Mentre lui le ha ancora praticamente tutte. Allora. Cerca e trova l'aggancio sulla 6. Però, che rischio che è corso Belfiore. Sì. Sai che avrebbe potuto tirare la 13 fosse andata in buca. Magari con un po' di sponda. Allora, il gioco chiuso, è ovvio che ci deve arrivare di sponda lunga Corrieri. La gioca bene. Bravo. È ovvio che Belfiore adesso la situazione è maledettamente complicata, eh? Sì, Enrico, sono d'accordo. 7 biglie da imbucare prima della 1, la 8 che non è ancora propriamente davanti alla buca centrale. E poi ogni tiro deve soprattutto chiudere assolutamente il gioco a Corrieri. Se lascia un minimo spiraglia. Hai chiesto all'arbitro di controllare bene, doppia sponda lunga e non commette fallo e non finisce in buca. Ancora un bellissimo tiro da parte dei Corrieri. Daniele ha eseguito un tiro difficilissimo, Enrico. E stavolta mi sembra corta. Fallo perché tocca la 1.
Una deve essere toccata per ultima, ricordiamo, l'ultima che deve essere imbucata, non può essere colpita prima. Brutto segnale ancora per Belfiore, eh? Già è innervosito di suo. Pensa che una volta, tanti anni fa, la regola era diversa, si poteva toccare la 1. E le partite erano molto lunghe perché l'avversario ovviamente toglieva sempre. Esatto. Mi sembra decisamente più giusto così. Allora, minori problemi per Corrieri. Stavolta andare a prendere la 13. Andiamo a nascondere dietro la 7, la 3. È attaccatissima la 7. Un gioco di nervi per Belfiore. Sì. Va sulla 3 dopo aver toccato sponda lunga. Ben giocata. Ben giocata. Vediamo adesso come ci arriverà Corrieri, se tramite sponda lunga c'è spazio per passare, ma è veramente uno spazio strettissimo. Mi sembra che la tira. Sì, sì, la tira. Di potenza, No, 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 fallo. Stava per toccare prima la biglia 7 di Belfiore. Posiziona la 3 Belfiore, più vicina alla buca. E intanto per Corriere non commettere fallo si fa ancora difficile. Allora mi sembra che la 8 sia nella buca giusta. La buca di sinistra. E secondo me se Fabio riesce a trovare ancora un paio di difese... Bravissimo, che tiro, che tiro da parte dei Corrieri. E certo, riescono queste difese micidiali, sì. Per Belfiore è davvero un logorio. E stavolta ce la fa? Sì, sì, ce la fa, ce la fa. Bella. Sembra di assistere a una partita di scacchi adesso. Sì, verrebbe da dire bello, anche se sinceramente non vorrei essere nei panni di Belfiore. Non è facile mica per Corrieri, ovviamente. Gli abbiamo visto eseguire degli accosti favolosi. Ci passa, ci passa! E a momenti la imbuca. Ed è sempre più vicina al cadere in quella buca d'angolo, quella 13. Adesso Fabio deve attaccare. Deve attaccare la buca perché la difesa è diventata difficile. Allora la 4. Non prende completamente l'invito, si ferma sulla buca. E Daniele ci fa vedere ancora quanto è abile, sì, su questo tiro. Ah sì, anche questo perfetto, accosto perfetto. Fantastico. Lunga, lunga, corta. Fabio non è da meno. Bel gioco adesso. La guerra dei nervi, lo potremmo intitolare, quella sul 3-3 tra Fabio Belfiore e Daniele Corrieri. Sette biglie da imbucare per Belfiore e l'avversario soltanto la 13. La vede con la sponda. Che però Enrico continua a trovarla e non cade. Sempre più vicina a finire in buca. E la prossima credo che... Attenzione a tossirgli vicino perché è destinata a finirci dentro. Sale ancora la tensione, sempre di più se possibile per Belfiore, perché l'avversario si avvicina a chiudere con quella
È pur vero che quella una ha il gioco chiuso, sai. Prova a imbucare di carambola. Vabbè, anche lì la 2 non entra per un'inezia. Un colpo di tosse, ne finiscono in buca la 13 e la 2. Daniele ha visto qualcosa. E stavolta c'è, bastava toccarla. Attenzione. No, finisce proprio sulla stessa direttrice. Allora, questo tiro è fondamentale perché Fabio, pur avendo 6-7 biglie sul tavolo, le ha tutte vicino alle buche. Quindi un errore di Daniele potrebbe essere lo spunto per Fabio per riprendere la partita. Eh sì, ormai le ha posizionate. Certo, la 8 non è proprio perfetta, è un po' troppo centrale, però comunque indirizzata verso la buca centrale, seconda lunga. Prova a chiudere, tocca l'invito a sinistra, la sponda. Adesso un bel respiro, il bel fiore dovrebbe fare tutta la serie. Dovrebbe fare tutta la serie, per conquistarsi il suo titolo. Tanto la 6. Non è fortunatissimo. Terza biglia che si mette a un colpo di tosse dalla buca. Sì. Vediamo Daniele. Cioè, per carità, manca quando è così sempre un pizzico di forza, ma quante volte gliel'abbiamo visto a Belfiore che mancava davvero un'inezia? Poi certo c'era la 13 di Corrieri, ma quello è un altro discorso. Prova a chiudere cambiando buca, no, tocca prima la sponda lunga. Intanto gli ha chiuso il gioco, davanti alla 7 e la 3 gliel'ha messa. Allora, intanto risolviamo la pratica 2. Si tocca la 3 di carambo. No. Vabbè. Brutto segnale. Per carità, adesso Corrieri arrivare a quella 1, lo voglio vedere. Pensieroso. Chiama il tempo. È difficilissimo questo tiro. Arrivare alla biglia 1 così ben protetta da questi due guardiani di 7-3. No. L'arbitro Moretti ferma la biglia prima che tocchi e commetta fallo la 7 di Belfiore. Gioca sulla buca d'angolo Fabio, cercherà di spostare la 5 e coprire con la 7. No. Sai che la vede? Difatti si colpisce la testa, ha sbagliato. Dà una chance a Corrieri di chiudere la finale. Che errore da parte di Belfiore. Ancora palla del match. La vede ma la gioca di sponda lunga. La presa grossa, poteva contare la carambola sulla 7, invece non vedo la presa così grossa, va sulla 3. Graziato Belfiore. È costretto a togliere quella 6 e a utilizzarla. Non voleva scoprire la buca. Adesso la 4. Si posiziona bene. Sì, bene per la 8. Discretamente.
poi andiamo al lato finale. Sono ancora alla 3 e la 2. E la 8 va in buca. Un lungo inseguimento dalla buca centrale da parte della sua obbligata, alla fine questa lunga cavalcata è stata conclusa. Adesso l'attesa è tutta per Corriere, anche se il nodo finale di quelle tre biglie sarà ben difficile da dipanare. Intanto c'è prima questa pratica. 2, bene, senza toccare la 3 che sennò l'avrebbe ulteriormente allontanata. Va a calcolare la rimanenza della battente dopo aver imbucato la 3. Non c'è spazio per quella 5, credo. Bisogna tirare. Scomodo. Una mano deve toccare terra, una gamba deve toccare terra. Gioca la difesa. Giustamente, giustamente. Anche perché poi a portare quella biglia battente rimaneva un bel problema. L'arbitro chiede a Daniele come intende tirare, perché ha detto altrimenti segniamo le biglie. Palla a mano. Sì, rinuncia al tiro Corriere. Era impossibile. Solo lavoro per l'arbitro a segnare e poi... Ha preferito non fare danni. Soprattutto visto la discussione che è stata accesa prima. Vediamo, mette la 5. Sì. Secondo me sta vedendo di portare con rimpallo la 1 verso la buca d'angolo, rompendo il gioco sulla buca di Fabio. Quindi sta studiando il rimpallo. Non c'è tempo, bisogna tirare. Finito. Finito il tempo, fallo. Non aveva extra time, ha atteso troppo Corriere. D'altronde la situazione ormai è bella ingarbugliata, siamo alle fasi conclusive di questa finale dei nazionali di pool 8 e 15. Il comprensibilmente nervoso Belfiore, vediamolo adesso, gioca sulla 5. Bene, l'ha giocata bene. Lascio ancora la biglia a Belfiore. Inutile tirare anche in questo caso per Corriere. Allora, Belfiore va per imbucare la 3. Poi... No, non credo vada per imbucare la 3, difatti. Va per nasconderla. Anche se si è allontanata la 3 dalla buca e l'ha messa in una posizione scomoda, perché sulla sponda corta, quindi sì, dalla parte alta del biliardo si tira difficilmente. Una giocata un po' forte, a parte che ha rischiato di finire in buca con la battente Belfiore. Vero, verissimo. Allora, stavolta gli imbuca la 3, cioè la 5, e vabbè, un in meno. Vedi, adesso Fabio è costretto a tirare la 3 se non cerca la copertura sul 7, ma quella 3 fosse stata sulla sponda lunga poteva andare in buca, da lì no. No, è stato proprio un errore quello di Belfiore, troppa forza in quel tiro di difesa. Allora, gioca di nuovo l'accosto toccandola alla 3, stavolta la posizione davanti. L'ha presa un po' grossa. Non c'è spazio per entrare, quella 7 fa muro davanti alla buca d'angolo, alla 1. Bisogna tirare, già due volte ha commesso fallo perché ha superato il tempo e altre due volte ha lasciato l'avversario.
Beh, non male. Data un po' lunga. Si cambia prospettiva. La Luna ha lasciato l'angolo. Vediamo, Belfiore potrebbe chiudere. E infatti, sai, Enrico, buon per Daniele che sia andata lunga quella 1. Fosse rimasta sulla buca centrale. Centrale era più facile la chiusura. Allora, via la 7. Stavolta tiro di assoluta potenza. Ha provato a spostare la 1. Attenzione, oh, finisce in buca per Belfiore. Che momento negativo. Peccato davvero per Belfiore. Dell'incredibile. Può contare sulla carambola della 3 adesso, Daniele, sì, Corriere. Quello che è successo ha dell'incredibile. Deve tirare Corriere. La prende in estrema finezza. Può contare sulla 3 che spedisca la 1. No, la prende grossa. Mi sembra che non passi la 3, però no, non passa. Gioco finale al cardiopalma. Sì, degna della scrittura dei film di Hitchcock questa chiusura della finale dei nazionali. 1-0 per Corrieri, poi 3 set consecutivi vinti da Belfiore, che si è portato sul 3-1. Poi ha fallito in quel quinto set il colpo del KO, altri 2 set vinti da Corrieri. Siamo qui alla bella, su 3 pari. Deve toccare la 3, ma non passa. Tirabile la biglia. È tirabile, sì. C'è il tiro di chiusura per Corrieri. C'è il tiro per il suo 7° titolo di campione assoluto dei nazionali. Belfiore, vediamo se allontana, come non voler vedere. Palla del match. Eccola. E arriva il match, arriva la vittoria per Daniele Corrieri. Sportivamente ovviamente si danno il 5, ma peccato per Fabio Belfiore. Terzo anno consecutivo e non ci è riuscito neppure quest'anno. Sembra una maledizione quella del pool 8 e 15 per il 45enne romano. Nel 2018 fu con Antonio Pandolfo, l'anno scorso fu con Luciano Artistico e stavolta Daniele Corrieri, che è giocatore, beh, eccezionale anche come tempra, anche nei momenti difficili riesce comunque a trovare dei tiri, poi al momento dell'occasione dei tiri di difesa micidiale. Non mollano mai. No. Belfiore invece per converso, un po' perché gli mancava il titolo, che gli è sfuggito come dicevo per il terzo anno, l'abbiamo visto più volte innervosito, innescare anche una discussione con Corrieri, quella non ci voleva. Quella davvero non ci sarebbe voluta, forse quello gli ha dato, no? Quella, gli ha levato quell'energia e quella concentrazione che gli sarebbe servita. Bravissimi. Beh, allora, noi riepiloghiamo quelli che sono stati questi 4 giorni di gara con 144 giocatori che si sono disputati i titoli delle 4 categorie. La Serie A, come detto, l'ha vinta Fabio Petroni su Davide Lobato. E terzi sono arrivati Alessandro Zerbato e Massimiliano Costantini. Serie B vinta da un altro romano, i romani l'hanno fatta da padrone in questi 4 giorni, Davide Ciuffatelli, che ha vinto contro un giovane, davvero giovanissimo veronese, Giacomo Valeruz, 3-1. Terzi sono risultati Daniele Sperati e il siciliano Lidon Bairami, adottato. La Serie C, di cui ancora non vi avevo detto, Thomas Cengia, il nuovo campione italiano. È stata una finale con 2 fratelli, sono arrivati Thomas e Dennis, ha vinto Thomas, quindi secondo il fratello Dennis, e qui i terzi classificati sono stati Riccardo Morganti e Daniele Tricarico. E poi i terzi invece per la massima categoria sono stati Carmelo Alfano e Alessio Caprio. Belfiore aveva battuto Alessio Caprio 4-1, mentre Carmelo Alfano aveva perso 4-2 contro il 7 volte campione italiano assoluto Daniele Corrieri.
ed eccolo qua il riepilogo di quello che è stato il tabellone. Cioè, i 32 giocatori avevano giocato con una serie di con un tabellone dove c'erano i gironi e c'erano anche i recuperi, per cui anche se si perdeva un incontro c'era la possibilità di rientrare e poi andare nella parte finale degli ottavi, dove invece qui c'era l'eliminazione diretta degli ultimi 16 giocatori. Allora, grazie alla regia di Stefano Brunozzi, grazie ai tanti Stefano, c'è anche Stefano Moretti come arbitro, ma Stefano Brunetti invece, che mi è stato qui in parte. In bocca al lupo Stefano il prossimo anno, trovare la via del gioco e che questa pandemia ci riconsenta di ritornare alla fase finale. Noi qui rimaniamo ancora qualche istante presso il Koala 2.0 di Roma, il club che ha ospitato questi quattro giochi. Lascio a te un'ultima considerazione, abbiamo ancora un attimo prima della premiazione. Direi che abbiamo assistito a un match incredibile, bello da vedere, avvincente, fino all'ultima biglia direi. Due grandi campioni, due amici, e è sempre una bella esperienza, almeno per chi sa apprezzare questo gioco. Intanto Carmelo Alfano e Alessio Caprio. Carmelo Alfano, che io ho assistito all'incontro, visto l'incontro con Daniele Corrieri, ha giocato veramente, veramente bene. Eccole qui le medaglie. L'amico Alessio di bronzo, Alessio Caprio, che come ha detto ha perso in semifinale con Fabio Belfiore. Alessio campione regionale, ha dominato le prove del campionato, insieme a Fabio. Sono stati 32 giocatori che hanno disputato per il titolo dei nazionali. Andiamo allo sfortunato Fabio, ecco. Belfiore, immaginiamo la sua rabbia, terzo anno consecutivo. Sfortunato ma grande Fabio. Sì, bravo, abbiamo visto davvero giocare alla grande. Ci si riproverà il prossimo anno. E poi andiamo a chiudere la nostra telecronaca con l'incoronazione per la settima volta di campione italiano assoluto dei nazionali per il 35enne Daniele Corrieri, che poi tra qualche giorno sarà impegnato a Castel Volturno in provincia di Caserta per le finali del pool 8-9-10, pool continuo, e anche qui è in corsa per il titolo assoluto. Grazie allora di essere stati con noi, grazie ancora Stefano Brunetti, la linea torna allo studio, ci rivediamo per la prossima stagione.